A parte la location confermata, le principali novità sono quelle di aver abbinato ancora per il secondo anno Menarini affiancandolo a questo prestigioso premio, l'ingresso di un importante partner a livello internazionale come Sella che vive nel mondo dei motori in particolare ormai da 20 anni, poi c'è l'innovazione del premio Sustainium che vuole dire sostanzialmente premio Fair Play Sustainium, vuol dire energia e cuore e quindi andare a cercare quei personaggi che sono legati a degli sforzi particolari e però che hanno il cuore per poterlo fare. Poi per il resto ci sono soltanto credo migliorie che poi il programma stabilirà, ci sono variazioni, però insomma tutte cose abbastanza normali che però sono prestigiosissime per il territorio. E nei ragazzi dello sport c'entriamo in primo luogo con noi particolarmente con il concorso delle borse di studio e con le visite all'interno delle scuole dove dibattiamo e parliamo del fair play, non solo del fair play ma dello sport come modello di vita e quindi in cui ci si possa comprendere anche la stessa alimentazione, tutto ciò che è utile per l'energia, cioè quello che vuol dire risparmiare o via. E poi lo facciamo attraverso i nostri ambasciatori che in tutte le loro parti d'Italia, attraverso i loro contatti, le loro società e i loro impegni verso i giovani portano il messaggio di creare questa cultura di cui tutti ne abbiamo bisogno, ma in particolare dobbiamo cercare oggi più che mai di creare una gioventù che ci possa dare un futuro migliore. Quindi noi il nostro sforzo è questo, che chiaramente è un piccolo granello di sabbia che tutti insieme dovremmo però sviluppare in tutto quello che sono i campi non solo sportivi ma della società civile. Per il secondo anno consecutivo il premio Fair Play trova ospitalità a Castiglion Fiorentino. Si è parlato di Castiglion Fiorentino come città del Fair Play. Siamo onorati di accogliere per il secondo anno consecutivo la 18ª edizione, tra l'altro un traguardo importantissimo, no? Il traguardo della maturità. La ricaduta della precedente edizione è stata assolutamente positiva per Castiglion Fiorentino, lo segnalano i dati sulle presenze turistiche, ovviamente non solo dipendenti dal premio internazionale Fair Play, ma senz'altro un forte contributo lo ha dato. Castiglion Fiorentino, secondo l'osservatorio turistico della provincia di Arezzo, ha ottenuto un più 30% di presenze turistiche nel 2013, ed è primo come crescita tra i centri della provincia di Arezzo, pertanto speriamo che anche la prossima edizione porti frutti, visibilità positiva per la città di Castiglion Fiorentino che ne ha assolutamente bisogno. Anche quest'anno Menarini ha rinnovato la sua collaborazione con il premio Fair Play, un'altra importante collaborazione appunto perché credete nei valori dell'etica e del Fair Play tramandati al premio. Sì, ci sentiamo a casa, il premio Fair Play Menarini è casa nostra, da sempre i valori dell'etica, del rispetto delle regole, della anche capacità di premeggiare grazie al proprio talento, al proprio impegno, rappresentano i valori di Menarini e quindi li condividiamo. Quest'anno in aggiunta avremo un premio dedicato che sarà il premio Sustainium, una linea di prodotti che è particolarmente tra l'altro adatta per gli sportivi. Quindi siamo orgogliosi due volte quest'anno.